Hegel 18, se non sbaglio, l'indice del progresso storico è l'incremento della libertà. Dunque, avevamo detto nell'ultima lezione che, secondo Hegel, i diversi spiriti del popolo, quindi i diversi relativi stati, si differenziano tra di loro in base alla loro diversa autocoscienza spirituale, al loro diverso grado di autocoscienza spirituale, cioè di comprensione dello spirito, ovvero di comprensione dell'idea. Questo significa, per esempio, che i Sumeri, lo stato dei Sumeri, aveva delle leggi di un certo tipo, un'economia di un certo tipo, dei costumi, delle usanze, delle credenze religiose di un certo tipo, diverse, differenti dalle invece credenze religiose, dai costumi, dalle leggi. Ma anche dall'organizzazione militare dei babilonesi, degli assiri, degli egiziani, ma anche oggi la Repubblica italiana, la sua Costituzione, l'economia italiana, le usanze italiane, ammesso che ancora ci siano, la scuola italiana è diversa da quella. No, tutte queste caratteristiche sono diverse da quelle della Francia, da quelle della Germania, da quelle dello UK. Perché? Perché appunto ogni popolo stato ha un diverso grado, ha raggiunto un diverso grado di comprensione dell'idea e quindi di autocoscienza spirituale. No? Attenzione, questa tesi è alla base poi della storiografia idealistica. Ci furono in seguito e ancora oggi storici che, ispirandosi a questa tesi di Hegel, spiegano le situazioni storiche e i cambiamenti storici in base al primato delle idee. Cioè, il fattore fondamentale, no, nella storiografia di tipo idealistico, il fattore fondamentale delle situazioni storiche, dei cambiamenti storici, è appunto di tipo ideale. Cioè, come, no, cosa pensano, gli uomini, quale idea hanno gli uomini, che mentalità hanno gli uomini. In base a questo fattore primario, poi, no, si costituisce tutto il resto, no? Quindi appunto l'economia, le classi sociali, le istituzioni statali, giuridiche, la letteratura, l'arte, eccetera, derivano, diciamo così, da questa diversa intuizione ideale, da questa diversa cultura teorica. Poi appunto la cultura teorica dà luogo a una cultura materiale, ma è primaria la cultura teorica. E dunque, tornando ad Hegel, sempre però concludendo, diciamo, questo aspetto, lo spirito del popolo, in quanto consiste in un certo grado, in una certa modalità di autocomprensione, autocoscienza, spirituale, è l'atmosfera culturale, è il milieu culturale che tutti gli individui appartenenti a un certo popolo respirano, per così dire, respirano, assorbono. Fin da quando sono nati, fin da quando nascono, e quindi in maniera tale che ne sono appunto formati, ne sono caratterizzati. No? Facendo un esempio attuale, perché appunto noi
italiani mediamente abbiamo certe caratteristiche diverse dai tedeschi, mediamente dai tedeschi, dai francesi, mediamente, ma anche una lingua, innanzitutto e soprattutto la stessa lingua, perché la lingua è diversa secondo Hegel, perché appunto esprime un diverso modo, livello di autocomprensione dello spirito, e noi condividiamo la stessa lingua, condividiamo alcune, diciamo così, usanze, ma anche una certa mentalità, perché appunto nasciamo in questa situazione culturale che ci forma e quindi ci rende simili. Ok, ciò detto, secondo Hegel, la differenza in questo senso tra i diversi spiriti dei popoli è anche una differenza di profondità, ovvero in ogni, come già vi avevo detto, ma adesso ribadisco e riprendo, in ogni momento storico vi è uno spirito del popolo che ha una maggiore autocoscienza spirituale, ovvero riesce a comprendere l'idea, riesce a comprendere lo spirito in un modo più profondo, in un modo più ampio, ne scaturisce lo stato più forte. No, lo stato più forte è quello appunto che deriva da uno spirito del popolo che ha una più profonda autocoscienza spirituale. Dunque, quello stato più forte diventa lo stato dominante, si afferma momentaneamente su tutti gli altri stati, quindi su tutti gli altri spiriti del popolo, ovvero in quel momento e solo in quel momento incarna lo spirito del mondo. È lo spirito del mondo in realtà che nel suo cammino progressivo, inarrestabile, di volta in volta si, per così dire, si incarna in un determinato spirito del popolo e quindi in un determinato stato, e quello stato diventa lo stato egemone, lo stato dominante, e questo fa progredire però tutti gli stati. Questo è alla base del progresso storico. Perché da un lato, grazie alla sua posizione dominante, quello stato impone le sue caratteristiche, la sua forma di organizzazione, la sua cultura, la sua civiltà, la impone anche agli altri stati, agli altri popoli, sia perché li conquista e quindi li assoggetta e impone loro le sue leggi. Facciamo l'esempio tanto per dell'impero romano, prima della Roma repubblicana e poi dell'impero romano. A mano che conquistava altri stati, altri popoli, imponeva loro le leggi dello stato romano e quindi, no, li assimilava alla propria cultura, alla propria civiltà. Ma c'è anche un altro aspetto: gli stati che comunque non vengono, per così dire, conquistati, dominati, cercano di emulare lo stato dominante, cercano di mettersi alla pari e quindi, anzi, cercano poi di mettersi alla pari per superarlo e quindi tendono ad assimilare. Pensate, facciamo l'esempio, tanto che mi viene in mente quello dell'impero russo di Pietro il Grande. Vi ricordate Pietro il Grande che decide di assimilare il modello francese, in generale il modello europeo, no? Di modernizzare la Russia, ma nel senso di occidentalizzarla, di assumere proprio, no? Vi ricordate che fa tagliare la barba, obbliga tutti i nobili a tagliarsi la barba, a rinunciare a questa, no, tradizione secolare, anzi millenaria forse, della popolazione russa. Bene, in questa maniera, no, questo spiega perché il dominio di un popolo-stato
poi va a beneficio del progresso universale. È il modo attraverso il quale lo spirito del mondo, no, va avanti e anzi sale sempre più in alto, inesorabilmente. Ma tutto questo avviene solo momentaneamente, appunto per quello che già per le premesse poste, no, il dominio di uno stato popolo non può che essere temporaneo. Addirittura Hegel sostiene che ogni stato popolo nel corso della storia può dominare una sola volta, in altre parole, no, e quindi in questo senso c'è un continuo turnover, e in questo senso prima o poi, vedete com'è democratico, prima o poi tutti i popoli stati hanno il loro momento di dominio, hanno il loro momento di splendore, di egemonia, no, quindi un po' per uno non fa male a nessuno, quindi c'è il fatto di, appunto, di essere dominati e poi compensato dal fatto che prima o poi tutti i dominati diventano dominatori, e questo, anche questa è un'assonanza con, se vi ricordate, con la dialettica dell'autocoscienza. Ma ok, ma attenzione, questo è necessario perché appunto è proprio sempre la competizione, la conflittualità dialettica che così si innesca, appunto, che costituisce il motore del progresso storico. Ma questo comporta che tutte le grandi civiltà, tutti i grandi popoli stati hanno un momento di ascesa, arrivano all'apogeo, arrivano al trionfo, ma poi inesorabilmente inizia la loro decadenza e addirittura la loro rovina. Appunto, l'impero romano arriva alla sua massima espansione sotto Traiano e poi gradualmente comincia invece a decadere fino alle cosiddette invasioni barbariche che disgregano e sfasciano l'impero, quantomeno l'impero romano d'Occidente, quindi c'è il cosiddetto crollo dell'impero romano d'Occidente, ma questo naturalmente l'avete studiato nella storia, vale fin dai primordi, fin dai sumeri, fin babilonesi, assiri, egizi, eccetera eccetera, no? È tutta una continua sequela di ascese e di crolli. Ciò implica, secondo Hegel, che la storia si presenti spesso tragicamente come un mattatoio, usa proprio questa parola, un mattatoio, uno spettacolo di rovine, di distruzioni. E Hegel sostiene che è così, indubbiamente c'è questo aspetto distruttivo, negativo, il travaglio del negativo, il massimo livello del travaglio del negativo, appunto, sono le rovine storiche, le distruzioni storiche, i crolli delle grandi civiltà, i mattatoi delle guerre, ma anche delle carestie, delle epidemie. Dimmi. Ma se Hegel prima ha detto che nel momento in cui c'è uno stato dominante e gli altri hanno comunque un progresso, lo stato dominante quando scende dal trono, tra virgolette, non dovrebbe continuare a progredire al posto che iniziare la sua decadenza? No, di fatto non è così, perché ormai lui è, come dire, lui è un attore che ha fatto la sua parte, ha dato il meglio di sé, ha dato il suo contributo, quindi sparisce e confluisce in altri spiriti del popolo,
Per esempio, no, facciamo l'esempio dell'impero, del disfacimento dell'impero romano d'Occidente, che dà vita però poi, no, è come dire, è il fertilizzante, ma anche possiamo dire l'humus per la nascita dello spirito del popolo dei Franchi, dello spirito del popolo dei Longobardi, dello spirito del popolo degli anglosassoni, e quindi poi i nuovi regni romano-germanici, no? E in quel caso poi la classe dirigente romana si fonde nel medio-lungo periodo con la classe dominante germanica, con delle diverse popolazioni germaniche, no? Ma hai fatto bene a farmi questa domanda, ma appunto, no, è proprio da quell'emulazione che vi dicevo prima, no, nei confronti dello Stato che in un certo momento è dominante, no, deriva il fatto che poi gli altri Stati si mettono alla pari, anzi superano, e quindi vincono, sconfiggono, distruggono. Ma tornando appunto all'aspetto distruttivo della storia, secondo Hegel è soltanto un mezzo, è soltanto un passaggio che non solo non è contrario al progresso, ma che è una condizione del progresso, perché per andare avanti, per appunto arrivare a uno stato migliore, a uno stato ulteriormente perfezionato, bisogna abbandonare e quindi distruggere lo stato migliore precedente. Ok? Bene, quindi per Hegel comunque anche l'aspetto distruttivo della storia, il mattatoio della storia, è funzionale al progresso storico, quindi è razionale, quindi è positivo. Ma a questo punto la domanda fondamentale diventa: ok, ma qual è il criterio del progresso storico? No, qual è il parametro del progresso storico? Ovvero, che cosa rende uno stato migliore di un altro stato? In che cosa consiste? Qual è appunto l'indice del perfezionamento degli stati nel corso della storia? E qui c'è un colpo di scena, perché Hegel per la prima e unica volta, almeno che io sappia, invece di basarsi su una triade, si basa su una tetrade, cioè si basa su quattro stadi di sviluppo e di perfezionamento degli stati, della forma statale. Quindi quattro livelli, quattro gradi progressivi, no, di organizzazione statale. Allora, il primo stadio, grado, è quello del mondo orientale. Il secondo, adesso ve li dico, il secondo è quello del mondo greco, poi segue il mondo romano e infine il mondo germanico. Questi quattro, tra virgolette, mondi, cioè questi quattro tipi di civiltà, questi quattro tipi di organizzazione statale, sono appunto gli stadi del progresso storico. No, sono un sequenziamento dello sviluppo progressivo della storia, quindi del perfezionamento degli stati. Allora, nel primo livello, quello iniziale, ovvero, no, il mondo orientale, lo Stato è uno Stato dispotico, no? Il cosiddetto dispotismo orientale, lo Stato sumero, lo Stato babilonese, egizio, sono stati dispotici che si basano sulla libertà di un unico individuo, cioè il faraone.
tutti i sudditi, tutti gli altri individui sono suoi schiavi. No, c'è un unico individuo libero, tutti gli altri no, sono servi. Invece nel mondo greco, no, negli stati, no, le polis, gli stati cittadini greci, le famose polis, sono stati aristocratici. Alcuni uomini sono liberi, la maggioranza però non è libera. Nello stadio successivo, e cioè nel mondo romano, abbiamo una situazione di dualismo. Allora, a livello formale, di diritto, tutti i membri dello Stato imperiale, tutti gli uomini, tutti i cittadini romani, perché sono liberi. Ricordate il riferimento storico, non lo fa Hegel, ma lo possiamo tranquillamente fare noi, è all'editto di cittadinanza del 212 d.C., no, dell'imperatore Caracalla, no, che appunto concede la cittadinanza romana a tutti gli uomini liberi, ovviamente schiavi esclusi, a tutti gli uomini liberi dell'impero. Quindi formalmente, giuridicamente, sono tutti liberi, ma di fatto, ecco perché il dualismo, di fatto il potere effettivo è concentrato nelle mani dell'imperatore. Quindi di fatto no, è l'imperatore che è effettivamente, sostanzialmente libero. Ok, questo dualismo viene superato invece nel mondo germanico. Naturalmente lui poi fa riferimento sì ai primi regni germanici, per esempio il regno dei Franchi, no? Che poi come sapete si trasformò in impero sacro romano, impero carolingio, ma fa riferimento anche ovviamente e soprattutto al regno di Prussia e in parte anche in seconda battuta agli altri staterelli tedeschi. Quindi gli stati del 700 primo 800 germanici, europei, perché è il mondo germanico, è il mondo appunto del post romano, quindi i nuovi stati europei del 700-800 sono invece stati in cui effettivamente, sostanzialmente, tutti i cittadini maschi, sudditi maschi, sono liberi perché, vabbè, questo poi il riferimento è anche al modello, no, di Stato che abbiamo visto in Hegel. Qual è il succo di questa classificazione storica degli stati? Il succo è che appunto l'indice il criterio del progresso storico, cioè del perfezionamento degli stati, è la libertà individuale. No, uno stato è tanto più perfetto e quindi anche tanto più forte quanto più valorizza la libertà individuale, no, dei suoi membri, dei suoi appartenenti. No, quindi questo è un aspetto significativo. Entro certi limiti, quantomeno, no, Hegel si sforza di valorizzare il più possibile la libertà individuale, nonostante al tempo stesso voglia valorizzare invece l'unità collettiva, quindi un potere gerarchico forte, no? Ma già lo sappiamo che Hegel cerca sempre di avere la famosa botte ubriaca e la moglie piena, no? Capra e cavoli, vabbè. Però adesso al di là degli scherzi, no,
va sicuramente apprezzata la, come dire, la complessità e il tentativo di andare oltre ogni unilateralità della sua filosofia, che Hegel fa con la sua filosofia. Ok. Così, una domanda. Sì. Visto che per Hegel questo è un processo che continua sempre, la libertà individuale massima non può essere raggiunta da alcuno di questi stati? Cioè, da nessuno? Allora, questo è un interrogativo che ha diviso tutti i seguaci, ma anche poi i critici successivi della filosofia hegeliana. Si sono da sempre ancora spaccati tra quelli che dicevano no, Hegel sostiene che basta, che si è arrivati già al tetto, si è arrivati già al massimo con il regno di Prussia, e quelli invece che sostenevano ma manco per niente, perché per Hegel lo spirito va avanti all'infinito, quindi ci saranno sempre nuovi stati, sempre più perfetti, e quindi si deve sempre raggiungere un grado maggiore, superiore di libertà individuale. Quindi la questione è lasciata anche un po' alla vostra interpretazione, ma ne riparleremo poi quando, spero, concluderemo forse domani, cercherò di concludere domani l'intera filosofia di Hegel, e quindi anche includendo anche lo spirito assoluto. Cerco di terminare per quanto riguarda la filosofia della storia, sempre relativamente al problema dell'individuo, al ruolo dell'individuo, no? A cui abbiamo accennato parlando appunto di libertà individuale. Perché una facile ma sensatissima obiezione sarebbe: ma scusa Hegel, ma se tu dici che la storia è fatta dallo spirito del mondo, se appunto gli spiriti dei popoli sono agiti dallo spirito del mondo, sono soltanto i burattini dello spirito del mondo, gli individui sono a loro volta i burattini degli spiriti dei popoli, quindi noi, ognuno di noi è un burattino di un grande burattinaio, quindi l'individuo non ha più, non ha alcun ruolo, ma la storia è una storia di individui, la storia la fanno alcuni grandi individui, grandi personaggi storici, Pericle, Alessandro Magno, Giulio Cesare, Napoleone, quello che volete, Giuseppe Conte, ma forse un po' più Angela Merkel, ma va bene. Queste sono opinioni politiche, lasciamole stare. Non solo i grandi individui, ma anche i piccoli individui, perché poi comunque no, la storia dipende da quanto lavorano i contadini, da quanto lavorano gli artigiani, e quindi è una somma di azioni individuali. Tutti gli eventi storici sono motivati da interessi economici oppure da innamoramenti. C'è un aspetto passionale nella storia, c'è l'elemento appunto del... Pensate a Paride che si innamora di Elena, e quindi quello è il simbolo del fatto che spesso negli eventi storici ci sono dei moventi passionali, per esempio l'amore, ma ci sono le ambizioni di gloria, ci sono le ambizioni di potere, ci sono le ambizioni naturalmente di ricchezza, di superiorità, di dominio. Tutto questo afferisce a moventi individuali, a interessi individuali, ad azioni di singoli individui che non c'entrano con lo spirito del mondo. Come si spiega, a negare gli attori della storia, e quindi proprio lo spettacolo della storia.
Hegel risponde: nessuno nega niente. Quello effettivamente è lo spettacolo della storia. Effettivamente la storia sembra un intreccio di tante azioni individuali conflittuali mosse da tantissimi svariati contraddittori interessi materiali, ma anche affettivi, ma anche emotivi, ma anche passionali. E quindi certo la storia è fatta dagli individui, è fatta da singoli attori, ma i singoli attori seguono senza saperlo un copione preciso. Ogni individuo nell'ambito della storia agisce coscientemente in base ai propri moventi particolari, singolari, ma inconsciamente la sua azione fa sì che si realizzi il disegno razionale dello spirito del mondo, il disegno razionale che lo spirito del mondo è. Questa correlazione, questa interazione tra moventi individuali coscienti e realizzazione inconscia universale, questa correlazione è chiamata da Hegel astuzia della ragione. È l'astuzia della ragione. La ragione è astuta, lo spirito del mondo è sempre, no? Lo spirito del mondo è astutissimo. Lo spirito del mondo perché è astutissimo? Perché lascia ad ogni individuo la libertà di perseguire i propri interessi individuali, ma riesce, no, siccome è presente in ogni individuo, è inconsciamente presente in ogni individuo, riesce poi a intrecciare le diverse azioni individuali in maniera tale che il risultato finale della loro interazione sia il progresso storico, abbia un valore universale. In particolare, poi, questo vale per i grandi personaggi della storia, quelli che vi citavo prima. Ovvero, i grandi personaggi della storia non sono altro che grandi burattini di cui lo spirito del mondo si serve per realizzare il progresso storico. I grandi personaggi della storia, per esempio Napoleone, diventa l'imperatore d'Europa da ufficiale, da modesto ufficiale dell'esercito francese, diventa l'imperatore dell'impero francese, perché in quel momento storico gli interessi individuali di Napoleone Bonaparte coincidono con il fine ultimo dello spirito del mondo, coincidono con il disegno, con il piano razionale dello spirito del mondo. Cioè, appunto, sconvolgere le vecchie forme di Stato e quindi porre le premesse per un ulteriore perfezionamento dello Stato, no? In un certo senso, dal punto di vista di Hegel, dopo le guerre napoleoniche, il regno di Prussia riesce, grazie, no? Grazie anche alle sconfitte subite, ma poi alla reazione, il regno di Prussia riesce ad arrivare al più alto grado di perfezionamento statale. Ok, ma attenzione, appena il grande personaggio storico, Hegel li chiama individui cosmico-storici. Appena un grande individuo, un individuo cosmico-storico, non segue più il disegno razionale dello spirito del mondo, appena i suoi
i suoi interessi, le sue ambizioni personali non coincidono con il piano razionale dello spirito del mondo, crolla, immediatamente crolla, viene sconfitto, sconfitta nella campagna di Russia. A quel punto, quando Napoleone Bonaparte decide di invadere la Russia, basta, è fuori gioco, perché non fa più la volontà dello spirito del mondo, sta seguendo una sua chimera. Mentre prima seguiva il disegno razionale dello spirito del mondo, adesso segue una sua chimera, e quindi basta, è finito, finisce a Sant'Elena, non c'è nulla da fare. Ok, forse avete capito che assomiglia questa teoria dell'astuzia della ragione, assomiglia a quello che noi abbiamo chiamato controfinalismo, oppure anche eterogenesi dei fini. No, vi ricordate in particolare quando abbiamo fatto l'esempio degli aristocratici francesi che nel 1788 pretendono la convocazione dell'Assemblea degli Stati Generali. Vi ricordate, avevamo detto eterogenesi dei fini, controfinalismo, perché proprio quella richiesta che gli aristocratici avevano fatto, per credendo di poter così difendere, consolidare, ampliare la loro posizione di privilegio, invece fu l'inizio della fine per loro. Ne provocò il ghigliottinamento di una gran parte. Ok, basta, concludo con questo anche, no, basta, c'è da aggiungere che comunque il discorso dell'individuo vale anche per i piccoli uomini, che comunque lui sostiene che anche se sono appunto agiti dalla storia, però hanno uno spazio, una sfera privata in cui possono soddisfare le loro esigenze economiche, materiali e affettive, in cui possono essere felici, che è indipendente dal corso della storia. No, è vero che tutti dobbiamo seguire il corso della storia, però ognuno di noi ha una sfera privata che è del tutto indipendente dal corso della storia, in cui ognuno si può godere la sua vita nella dimensione, appunto, in una dimensione privata e individuale. Basta. Sono già andato oltre di un minuto. Tutto bene? Siete ancora vivi? Sì. Allora, forse domani, in un tour de force incredibile, cercherò di fare tutta la filosofia dello spirito assoluto. È una cosa pazzesca, ma ci proverò. A domani. Ciao.